Dove si butta il pelo del cane? Ma sai che mi stai facendo venire un dubbio? Vabbè, proviamo a chiedere un po' in giro. Chiederemo a voi. Una domanda? Posso? Buonasera. Allora, stiamo facendo un quiz e stiamo chiedendo sulla raccolta differenziata. Voi fate la raccolta differenziata? No, io non ci sento. Non sente? Lei fa la raccolta differenziata? Certo che la faccio. La fate? Siete bravi a farla? Allora, domandina. Questa lampadina, voi dove la smaltireste? O nel vetro o nelle cose delle lattine, o no? Allora, vetro, lattine, lei che cosa ne dice? Che va messa insieme al vetro e alle lattine, perché visto che si differenziano insieme, va bene là dentro. E lei invece che cosa ne pensa della lampadina? Cioè, andi a pensare io. Dove la mette? Dove la metterebbe? Lei non la metterebbe da nessuna parte. Allo cimitero, benissimo. Andiamo avanti. Scontrino. Carta. Carta. Ovviamente carta. Carta. Un'altra cosa, l'ultima. E poi vi lascio in pace. Sapete cos'è questo? È un assorbente. Indifferenziata. Indifferenziata? Penso. Ok. Ci sono gli appositi giorni per poter differenziare i pannolini. I pannolini. Benissimo, grazie. Pannolone. Le risposte le riceverete dopo perché qui abbiamo l'esperto. Ok? Grazie mille. Buonasera, posso una domanda? Mi metto qui con voi perché stiamo facendo... Stiamo facendo un quiz. Voi fate la raccolta differenziata? Mia moglie sì che lo fa, com'è? Ah, sua moglie. Io non ci sto dentro casa per dire che questa va là, quella va là, no. Va bene, allora possiamo vedere se magari teoricamente è ferrato, anche se praticamente non lo fa. Per esempio, il cartone della pizza, così com'è, lei dove lo getterebbe? Nel cartone. Nella carta. E se invece è utilizzato? Cioè ha residui di pizza? Forse va nella differenziata o no? Ah, benissimo. Lei che cosa ne pensa? Cosa ne pensa? Che non ci sta la pizza che posso mangiare. Bene, lei che cosa ne pensa? Lo stesso, pure è leggermente sporco, però lo metto lo stesso nel cartone. Quindi anche se è sporco lei lo metterebbe? Sporco leggero, diciamo. Se ci mette la pizza all'interno qualche residuo rimarrà, no? Sì, è vero. Sì. Qui nella carta lo metterebbe lei, benissimo. E adesso, signora, chiedo a lei, l'assorbente, lei dove lo metterebbe? Dove lo riciclerebbe? Nella differenziata. Nell'indifferenziata lo metterebbe? Giusto. Va bene, no, giusto? Adesso chiederemo all'esperto. Un'altra cosa, signori, il pelo del cane. Questo non lo so proprio perché non ce n'ho proprio cane. Questo indovinare. Ma forse indifferenziata va? No. No, le sto chiedendo, poi daremo le risposte. Oh, può essere. Entrerà all'umido, no? Anche nell'umido potrebbe andare secondo lei? Per me sì. Dicono indifferenziata, qui tra umido e indifferenziata. Va bene, ultima cosa. La lampadina? Nel vetro. Nel vetro va secondo lei? Secondo lei? Forse mi associo nel vetro. Si associa. No. Aspetti che qui abbiamo un parere contrario. Associo la lampadina va a parte. Va a parte dove? A dove? Bisogna vedere dove metterlo. Va a parte del vetro. No. Va a parte delle lattine del vetro. Va a parte del vetro quello. No. C'è un dibattito sulla lampadina. Scusa, la lampadina dov'è? È vitro questo qua, sì o no? È questo, dov'è questo? È un pensiero. Alle Piere Vecchie. Quindi secondo lei va smaltita diversamente? Sì, diversamente, sì. Va bene, fra poco daremo le risposte. Grazie per la collaborazione, signori. Buonasera, una domanda. Voi fate la raccolta differenziata, signora? Sì. Benissimo. E lei questo cartone dove lo smaltirebbe? Al reparto carta. Se invece ha residui di pizza al suo interno? Sempre nella carta? Siamo nell'organico. Nell'organico? Nell'organico, chiaramente. Ah, okay. E il resto lo mettiamo nella carta. Sì,
dico, se è sporco comunque il cartone, va sempre nella carta? Tagliolo. Lo puliamo un po'. Sì, prima si pulisce. Fare sì. Le cose a dovere. Noi sempre li sciacquiamo, i contenitori di plastica li sciacquiamo sempre. Prima di buttarli, li sempre sciacquiamo. Benissimo. Sì. Un'altra cosa, le batterie, le pile, sì. Dove vanno? Veramente, le devo essere proprio sincero, abbiamo un volante, un Deplian che ci dettero a Pulsano, però siccome le pile in questo momento non le usiamo, quando le useremo andrete a consultare. Sì, consultiamo. Benissimo, grazie mille, buona passeggiata. Buona serata. Francesco Urso, ingegnere responsabile tecnico dell'Impregico SRL, la ditta della raccolta differenziata qui a Monte Iasi. Allora, cominciamo a dare le prime risposte. Abbiamo già intervistato qualcuno e ci sono degli errori, sì. Giusto? Per esempio, la lampadina dove va smaltita? Nell'indifferenziato oppure si porta al centro comunale di raccolta? Perché non è vero che è vetro e metalli, perché c'è la cementite all'interno, c'è il tungsteno, non è... Gli impianti non sono in grado di separare tutte queste parti, allora va nell'indifferenziato, residuo secco. Benissimo. E lo scontrino, il comune scontrino quando facciamo la spesa? Non è carta comune, non è cellulosa, è carta termica, quindi va residuo secco. Quindi è erroneo dire che va nella carta. E l'assorbente? L'assorbente, come era visto in foto, potremmo differenziare l'involucro che può andare nella plastica. L'assorbente in sé per sé va nel residuo secco o indifferenziato. Benissimo, grazie delle delucidazioni. Una domandina. Allora, voi fate la raccolta differenziata? Sì, io sì. Sì, benissimo. Allora, siccome voi siete già donnine, vi chiedo, l'assorbente... Voi, quando lo utilizzate, dove lo gettate? In che bidone? Ah. Beh? No. Ci stanno pensando. Dove va? Nell'indifferenziata. Nell'indifferenziata. E il cartone della pizza dove va? Nel cartone. Nel cartone. Se... Se è sporco, no. Dove sei sporco? È nell'indifferenziato. Va bene, grazie ragazze, buona passeggiata. Ciro caro, aspetta che ti saluto. Buonasera, tutto bene? Benissimo. Senti, ti posso fare una domanda? Sì. Sì. Tanto sempre sì, devi dirmi sempre sì. Senti, ma tu la raccolta differenziata la fai? Come no? Ah, è una cosa importante. Importante. Importantissima. Per esempio, se ti chiedessi... Le pile esauste, le batterie, dove le metti tu? Ma non vengono usate tanto qua, mi hai capito? Ah, tu dici, non le usiamo, non le ricicliamo. Giustamente, ok. Senti, e la lampadina? Se si fulmina? Neanche viene usata. 2 anni non se ne è bruciata nessuno. Non se ne è bruciata nessuno, quindi in 2 anni tu non hai riciclato niente. Benissimo, senti, domanda femminile. No. Non è un portafogli, è un assorbente. Sì, l'assorbente, ho capito. E tu dove lo metteresti l'assorbente? Ma lo mettono nascosto, parecchia roba vedo io nascosta, buttano nei cestini miei, mi chiedo che li vedi tu. Però tu se dovessi metterlo nella raccolta differenziata, nei vari bidoni della raccolta. Dovremmo fare tutti così, che quello è il bello. E tu se facessi così, anche tu, dove lo metteresti? Tipo in che bidone lo metteresti? Niente, c'era là. Lo prenderei là, lo attaccavo vicino a quella cosa là e andrebbe proprio ottimo. Ok, senti caro, un'ultima cosa. 15 giorni fa c'erano delle straniere che portavano un cagnolino. Era bello il cagnolino. Io la mattina mi sono trovata che sono rimasta sopra la terrazza. Allora questo qua vicino alla macelleria il cane ha fatto, lui ha preso. Ha preso e se l'ha preso. Allora quello non mi ha visto che stava là sopra là. Quando ha azzeccato la mise nella pianta dei fiori. No, cioè aveva fatto una cosa buona e poi si è perso in un bicchiere da. Però il giorno dopo l'ho aspettato io. Hai detto a quello, vedi? Là ci sono delle camere, due sbandate.
che era già messo la seconda busta il secondo giorno. Quindi diciamo alle persone che c'è Ciro, che se fate qualcosa che non dovete fare vi becca, eh? Abbiamo il guardiano di Monte Iasico. La cosa bella che c'entra, tutte le cose belle piacciono a tutti. Ma quindi invogliamo le persone a fare la raccolta differenziata? Come no? È una cosa importante, va fatta. Se tu vedi le campagne piene di carte, l'unica buce di immondizie, fanno schifo, lo so. Grazie Ciro per la tua testimonianza. Ciao, arrivederci. Buona serata. Un caffè? No, grazie. Cioccolato non ci sono perché fa caldo e non ne siamo. Vabbè, signor... lo sai che mi piacciono, no? Bravo. E il signore il caffè se lo bevi? Lo bevi il caffè? No. Sarà per la prossima, grazie mille. Ciao, arrivederci. Una domandina. E sulla raccolta differenziata, lei fa la raccolta differenziata? Sì. Benissimo. Senta, ma i pannolini della sua bellissima bimba, lei dove li differenzia? Li esco il martedì, quando si possono uscire, il venerdì perché ho fatto domanda per poterli uscire due volte a settimana. Quindi, dico, lei in che cestino li mette, in che contenitore? Quello blu. E qual è quello blu? Indifferenziata. Ah, quindi indifferenziata. E gli assorbenti? Idem. E secondo lei i peli del cane o del gatto dove vanno? Non ho cani e gatti, quindi non lo non so. Si pone il problema? No, penso umido, nella mia ignoranza. Ok. E le batterie? Le pile? No, contenitori appositi. Benissimo, grazie. Ciro, posso? Dai, tu fai la raccolta differenziata? Certo che la facciamo. La fai, ma ti sento un po'... È importante la raccolta. Che cosa stai facendo di bello? L'espressino freddo. Senti, per esempio, tu, una lampadina, dove la getteresti? Per il momento non ne ho buttate ancora. Però se dovessi buttarla, tipo, in quale contenitore? Vetro. Nel vetro dici tu, no, mettiamola nel vetro. Senti, facciamo una domanda un pochino più spinta. E l'assorbente dove lo getteresti? Non li uso quelli. Per sentito dire? Non lo so, non li uso gli assorbenti ancora, poi domani non lo so. Vieni, due secondi. Una domandina ti devo fare, dai. Vieni. Dai. Allora, siamo donne. Gli assorbenti, dove li buttiamo? In che contenitore? Nell'indifferenziato. Bravissima, ok. Senti, e le batterie, le pile, secondo te dove vanno? C'è il contenitore apposito delle batterie. Benissimo. Promossa. A seguito di questa seconda manche del nostro quiz diamo ulteriori delucidazioni. Allora, il cartone dove va? Allora, il cartone della pizza, se è molto sporco può andare nell'organico, altrimenti nel residuo secco indifferenziato. Se leggermente sporco, carta e cartone, considerando che generalmente i cartoni della pizza sono fatti di pura cellulosa, quindi è compostabile anche il materiale, può andare pure nell'umido. Per quantità, piccole quantità, chiaramente se abbiamo 10 cartoni, 15 cartoni, solitamente gli impianti di compostaggio smaltiscono questo cartone in molto tempo e quindi crea problemi. Benissimo. Invece i peli dei nostri amici a quattro zampe, cani o gatti, dove vanno smaltiti? Nel residuo secco, nell'indifferenziato. Così come i capelli delle persone, il parrucchiere che taglia tanti capelli, quelli deve mettere nel residuo secco, non vanno nell'organico, sicuramente. Quindi amici parrucchieri, i capelli nel residuo secco, per favore, giusto? Giusto. Perfetto, andiamo avanti. Buonasera, posso farle una domanda? Lei il cartone, questo qui della pizza, dove lo smaltirebbe? Non ci ho smaltito niente, che non me ne mangio proprio. Se dovesse, è la cosa della carta. Lo bruciamo. Dove? Lo bruciamo. Lo bruciate, ma si può bruciare. E che fai? Che dobbiamo fare? Che lo dobbiamo dare? Vabbè, dove lo brucia, mi scusi? A casa tengo l'ortaggio già in giardino, lo metto a terra. Oddio, mette fuoco alla carta, no! Vabbè, si potrebbe tranquillamente, per ovviare al problema, metterlo in un contenitore della raccolta differenziata. Mi deve dire quale?
secondo lei, umido, carta, indifferenziato, quale? Ne scelga uno a caso? Io lo metto, la carta la metto dentro la... la carta. La pizza, poi una certa volta, la te che la brucia la volta, perché c'è la campagna dietro. 90 anni te ne ricordo. Beh, complimenti, continui così. Grazie. Prego. Vieni qua, vieni qua, buonasera. Allora, stiamo facendo un quiz sulla raccolta differenziata. Ok, quindi voi siete donne, mi sorge spontanea la domanda. Voi, l'assorbente, in che contenitore lo gettate? Della raccolta differenziata? All'umido. Cosa dice lei, umido? No comment. Indifferenziata. Indifferenziata? Dove lo butta mia madre, nell'umido. Bene. E pelo di cane o di gatto, secondo voi dove va? No, ma tu ricicli il pelo del cane e del gatto? Non lo sapevo. Nell'immondizia normale. Nell'immondizia normale. La facciamo ancora la differenziata. Ah, ecco, va bene. Allora parlo con te, che tu a Montegliasi la fai, perché ricordo, sì, la fa la mamma a Montegliasi, perché ricordo che abbiamo superato il 75%, quindi Montegliasi davvero è molto molto in gamba in questo settore. Contenitore della pizza? Dove lo mettiamo? Da, e se è sporco? Nell'umido, penso. E un'altra cosa, le posate di plastica sporche o normali, dove le metti? Prima le sciacqui e poi le butti nella plastica. Va bene, grazie mille. Per il è tipo il cartone, dove lo getteresti? Nel cartone. Nella carta, no? Nella carta, sì. È tipo l'assorbente, dove lo getteresti? Se lo utilizzassi. Ma non lo utilizza, non lo so, non te lo posso dire questo. Senti, un'altra cosa. La lampadina? La lampadina? Dove la metteresti? Nelle cose apposta. Ah. Ok, ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Ok, grazie. Ciao. Vabbè, allora non sei uno che fa la raccolta differenziata. Ok, senti. No, non la metto su sto piano. Io la faccio benissimo. Ah, la fai proprio tu personalmente a casa? Certo. Benissimo. Per esempio, se ti chiedessi di differenziarmi questo cartone. Sporco o pulito? Sporco. Indifferenziato. Pulito? Cartone. Benissimo. E l'assorbente? Dove lo metteresti? Questo non lo so, io non ne uso. Proviamo. Perché sono singolo, quindi... Vabbè, ma anche se fossi... No, va bene, non lo so, la dico così, la sparo a caso. Penso... Aspetta tu. Nell'umido, penso. Nell'umido, dici, perché essendo sporco... Carta, non la carta. Non la carta. Essendo sporco, dici tu, no? No. Nell'umido. Penso che sia biodegradabile. Ah, ecco, quindi tu lo metteresti nell'umido. No, così. Senti, la lampadina dove la metteresti? La porterei direttamente al vetro. Al vetro, giustamente al vetro. Le batterie, penso che ci sia... Le batterie, per esempio, ci sono... Il motore delle batterie, come medicinali. Benissimo. E le posate di plastica? Nella plastica. Penso. Bicchieri, posate, tutto ciò che è plastica, giustamente va nella plastica. Ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Fra poco riceverai le risposte, ma probabilmente. Grazie. Il fatto che tu sarai un bravo cittadino. Mi danno le pattumiere che mi mancano ancora da un bel po'. Allora, vuoi fare un appello? No, che devo fare? Sono stanco di fare appelli e stanco di andare 3-4 volte al comune. Benissimo, grazie. Vedere la carta che io... ciò per la richiesta delle pattumiere rotte, no, rotte, non tutte. Va bene, ti ringrazio. Buongiorno. 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 Tutto bene? Sì, tutto bene. Senti, ti devo fare una domanda. Ci sei? Sì. Ok. Senti, tu li butti i rifiuti? Sì. Sì. La fai la raccolta differenziata? Sì. E che cos'è la raccolta differenziata? Niente. Okay. E ce va a fare, niente. Senti, se tu dovessi gettare, ti faccio una domanda facile, questo cartone, dove lo butti? Mia moglie dove lo mena. Tua moglie dove lo mena? Perché tu non la fai.
mia moglie. Della Romania, sì. Ok. Vabbè, siamo in Italia adesso, sì. E tu il cartone, tua moglie della Romania, in Italia, il cartone, dove lo getta? No, comunque sta bene. Sta bene. Lo dico, lo dico, ma... Oggi l'ho comprato, mi ha fatto 74 anni. Con la buona salute, però dico, grazie. Dico, il cartone, lei dove lo... In che rifiuto, cioè in che... Sì, ciao. In che contenitore lo metterebbe? Sì. Sì, sì. Nel contenitore sì. Senta, l'assorbente? Dove lo getta? E che cos'è? Che cos'è? È l'assorbente, lo usiamo noi donne. Lei dove lo getterebbe? Ho capito. Non lo sa. Sì, non lo so. Quindi è un po' ignorantello, dai, sulla raccolta differenziata. Roba da donna non lo so. Roba da donna non lo sa. Vabbè, allora facciamo una roba da uomo. La lampadina, lei dove la getterebbe? Dove la butta? La lampadina. Dove la lascia? Dove la getta? Dove? A casa. Bene, ha risposto esattamente a tutte le domande, lo sa? È contento? E che domande ne fa? È un bravo cittadino. No, sto bene io. Stai bene. Sta bene lei, siamo bene tutti. Sì. Bravo, complimenti. Può andare adesso, grazie. Un attimo. Grazie. È stato un piacere. Grazie. Salve, salve, ciao, ciao. Benissimo, siamo arrivati alle delucidazioni finali che riguardano posate di plastica. Erroneamente si pensa che vadano nella plastica se sono posate di plastica, però c'è l'inghippo. Residuo secco, vanno nell'indifferenziato. Le posate di plastica vanno nell'indifferenziato perché è plastica dura, non è plastica di imballaggi riciclabile. Un'altra domanda, piatti di plastica, tutte quelle cose lì vanno sempre nell'indifferenziato? No, vanno nella plastica, bottiglie e piatti vanno leggermente puliti, ma vi chiediamo, o meglio chiediamo alle persone di pulirlo perché la plastica tenuta in casa una settimana puzza, soprattutto in questo periodo. Per il cattivo odore. Per il cattivo odore che manerebbe a tenerli in casa. Si puliscono col tovagliolo, si mettono da parte oppure si sciacquano e si conferiscono nella plastica. E le batterie esauste? Per le pile esauste ci sono dei contenitori, ricordate che quelli sono rifiuti speciali, sono assimilati al bene ma sono speciali, contengono mercurio, per questo sono rifiuti speciali ed hanno un'attenzione particolare. Prima di tutto perché si possono recuperare tutti i contenuti che ci sono e il mercurio, nella fattispecie, un grammo di mercurio è in grado di inquinare un metro cubo di acqua. Un'ultima cosa, cosa possiamo dire? Cosa vogliamo dire? Vogliamo incitare le persone che ancora sono restie, perché purtroppo ci sono persone ancora ancorate al passato. Vogliamo dire qualcosa a queste persone, incitarle magari ad impegnarsi un po' di più, perché la raccolta differenziata è importante. Sì, la raccolta differenziata è importante. È importante soprattutto perché adesso si producono tanti ma tanti rifiuti. Qualsiasi cosa che noi facciamo, produciamo rifiuti. Per esempio, compriamo un pacco di brioche, abbiamo l'involucro che è plastica, il cartone, l'altra plastica, insomma. Quindi da una brioche si producono tantissimi rifiuti. Probabilmente, quindi, differenziare tutti questi rifiuti significa far andare il meno possibile in discarica e recuperare tutti i materiali che si possono recuperare, recuperabili praticamente. Altra cosa importante, oltre chiaramente a incentivare il riciclaggio, e cercare di produrre meno rifiuti, bottiglie di plastica il meno possibile, bottiglie di vetro, cioè incentivare tutte queste buone pratiche che possono servire una famiglia per produrre meno rifiuti. Quindi un pochino più di accortezza e un po' più di pazienza, lo possiamo dire? Sì, benissimo. Accortezza e pazienza. Grazie mille. Niente, arrivederci.